Nella giornata di ieri abbiamo parlato di quello che è una mossa chiara ed evidente, anche ufficiale, della Juventus. Non aver portato un determinato giocatore in ritiro perché ha voluto mandare chiaramente alla Juventus un segnale. Beh, ci sono degli sviluppi da questo punto di vista. Analizziamo insieme oggi qui su FCM New Sport. Come sempre vi ricordo, è uno dei pochi canali su questa piattaforma a tenervi aggiornato ogni giorno, tutti i giorni, su notizie sulla Juventus, ma anche sugli altri club. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, perché è tutto assolutamente gratuito. Non ci sono contenuti esclusivi o quant'altro. È tutto per voi, tutto gratuito, in maniera assolutamente libera. Quindi se vi va, iscrivetevi, che è gratis. Siamo arrivati a quota 61.000 iscritti. Grazie. Ovviamente vi dico, lasciate like ai contenuti, perché questo è l'unico aiuto che vi chiediamo, che è gratuito, non vi costa letteralmente nulla. Ma andiamo dritti, perché come vi dico spesso, in questo periodo c'è molta frenesia, ma c'è anche molto caldo, devo dire, in qualsiasi parte dell'Italia. Se ci seguite all'Italia, se siete all'estero, diteci qui sotto nei commenti. Anzi, apriamo un bel sondaggio qui sotto nei commenti, diteci da dove venite, se c'è qualcuno che ci segue da fuori. Scriveteci la vostra città, che sia italiana e che sia appunto al di fuori dei confini italiani. Diteci da dove venite, è anche bello per capire appunto la provenienza. Qui in Sicilia c'è molto caldo, devo essere sincero. Sono ore calde anche a Torino, lì dove è rimasto Huijsen, calciatore che, come abbiamo raccontato, è rimasto a Torino perché evidentemente le strategie di mercato di Juventus sono ormai definite. Huijsen lascia la Juve. Se non va in Germania e non segue il ritiro alla Juventus, è perché la Juventus ha deciso chiaramente e definitivamente di venderlo. Ci sono altri calciatori che non sono partiti per questioni di mercato, ci sono altri giocatori che non sono partiti per questioni economiche. La verità è che tutti quelli che non partono è perché evidentemente c'è un problema. Quella di oggi e quella di domani potrebbero essere giornate decisive per il futuro di Huijsen. Ci sono movimenti clamorosamente importanti e ne dobbiamo parlare. Avevamo parlato del PSG. Il PSG aveva avanzato un'offerta e il PSG, tra le varie squadre che sono affacciate per il difensore della Juventus, ex, ormai next gen, il PSG era quella preferita dall'olandese. C'è però un problema: che il PSG si è fermato nella trattativa. Cioè ha approcciato la Juventus, ha approcciato gli agenti, ha anche in qualche modo affascinato e stuzzicato l'interesse del giovane difensore, ma poi non è andata, diciamo, dritta al punto. E siccome la Juventus ha necessità di vendere, la Juventus ha detto al PSG: che dobbiamo fare? Il PSG ha preso tempo, perché il PSG non ha fretta. Ci sono certe operazioni che sono prioritarie, ce ne sono altre che sono secondarie. Per il PSG questa è un'operazione secondaria, quindi pensa: io, se me lo devo prendere, lo prendo un po' più in là. In questo momento non ho fretta. Diversamente la Juventus di fretta ne ha, e come se ne ha, per cui ragiona su due binari, cioè sono due binari totalmente diversi. La Juventus ha bisogno di difendere con fretta, il PSG non ha minimamente voglia di affrettare i tempi. E quindi succede che si aggiungono altri tre club, non uno, non due, tre club, che sono invece pronti a mettere sul piatto un'offerta importante per la Juventus. Prima di analizzare i tre club, partiamo da un presupposto. Secondo me Huijsen nei sei mesi alla Roma non ha convinto tantissimo, soprattutto non ha, diciamo, fatto le prestazioni da far pensare questo vale bene effettivamente 30 milioni. Ha fatto le prestazioni buone ma non ottime. Altro aspetto da considerare: qui qualche settimana fa, lo saprete, c'è stato Giovanni Albanese. Se vi siete persi questi appuntamenti, vi consiglio di andare indietro nei video e andarli a recuperare, che sono stati molto interessanti. Sapete che noi molto spesso cerchiamo di avere gli ospiti, di avere degli approfondimenti, le tematiche per parlare di vari aspetti e confrontarci, perché è importante il confronto. Giovanni Albanese, che abbiamo, ripeto, avuto l'onore di avere qui, ci ha detto: con Huijsen la situazione è particolare perché il carattere di Huijsen non è... cioè Huijsen è un ragazzo pretenzioso e a volte questa pretesa e questa voglia di emergere a volte si confonde anche un po' con una spocchia che la Juventus non ha gradito minimamente. Infatti tutti, diciamo, le problematiche tra Juve e Huijsen si salgono, secondo Albanese, all'anno scorso, quando la Juventus chiaramente dice agli agenti: noi riteniamo Huijsen un giocatore non ancora pronto, forte per il futuro, importantissimo, ma questa stagione dovrà fare 6 mesi in prestito. E infatti è stato così, ma anche la prossima abbiamo intenzione di mandarlo in prestito perché per noi sarà pronto tra un anno e mezzo. Huijsen questa roba qui non l'ha presa per niente bene, probabilmente perché magari vedeva in campo gente che per lui era meno pronta di lui. Magari, facciamo l'esempio, lui vedeva Gatti, diceva: ma forse sono più forte di Gatti.
La verità è che la Juventus non ha preso bene questo atteggiamento, Huijsen non ha preso bene questa risposta della Juve, sta di fatto che i rapporti sono incrinati. Lui ha anche cambiato agente e ora questa gente deve trattare con tre club. I tre club sono lo Stoccarda, il Wolfsburg, ma soprattutto il Monaco. Tre club, non top club, non sono a livello del PSG, che si sono inseriti prepotentemente e sono nelle condizioni di poter fare un'offerta simile a quella che vuole la Juve. La Juventus per 25 milioni di euro vende Huijsen. Qualcuno sicuramente nei commenti mi dirà: ma 25 milioni sono pochi. Io posso dirvi, secondo me Huijsen è un ragazzo da tenere, ma per quello che ha fatto vedere in campo 25 milioni è il prezzo, anzi quasi un po' più in là con quelle che sono le pretese. Nel senso che in questo momento chiedere 30 milioni per Huijsen secondo me è una forzatura. Non ha fatto vedere ancora nulla per poter farci pensare vale 30. Perché obiettivamente è ancora veramente molto presto per poter dire un difensore a 30 milioni. Non ha fatto vedere neanche... Se si dice, se il ragionamento in questo momento è... Perché lo sappiamo, notizia praticamente di oggi, Calafiori è un nuovo giocatore dell'Arsenal. E viene venduto all'Arsenal per 40 milioni più 5 di bonus. Molti dicono è un prezzo esagerato, ha solo fatto una stagione. E allora, in base a questo ragionamento, non ha senso chiedere 30 per Huijsen. Perché 30 Huijsen e 40 Calafiori, 10 milioni sono di differenza. Uno ha fatto una signora stagione da protagonista, grandissima stagione al Bologna, e una sì, ma è comunque stata una stagione, più un'europea da protagonista. L'altro ha fatto 6 mesi in panchina alla Juventus e Next Gen in Serie C, l'altro 6 mesi in panchina alla Roma. Fatto buoni, qualcosa di buono l'ha fatto alla Roma, niente da poterti dire, però vale 30. Per cui la Juventus per 25 chiude. Sono ulteriormente convinto che al di là delle questioni tattiche, la questione caratteriale di Huijsen non è piaciuta. Cioè questa sua, tra virgolette, quasi spocchia, non convince. Non convince per niente la Juventus. Per questo motivo, dunque, la Juve decide di vendere. Alla prima, al primo di questi tre club, abbiamo detto, Wolfsburg, Stoccarda e Monaco, che si avvicina a 25 milioni, la Juventus chiude. Perché, ripetiamo ancora una volta, la Juventus ha fretta di vendere. Oggi vi abbiamo raccontato di che cosa? Di un Bologna che vende Calafiori per 40, quindi obiettivo Calafiori sfumato. Ma vi abbiamo raccontato anche di un Rugani che potrebbe andare al Bologna per sostituire Calafiori. E quindi la Juventus potrebbe avere 5 milioni per Rugani e si libera l'ingaggio di Rugani. 25 per Huijsen e si libera dell'ingaggio anche di Huijsen. Quindi risparmia sugli ingaggi, ma soprattutto prende 30 milioni. Potrebbe essere questa la cifra giusta. La Juventus spera anche di meno, secondo me, per poter andare incontro all'operazione Todibo, individuato come uomo perfetto per Giunto. Qualcuno mi dirà, ma prendere Todibo a 30 e vendere Huijsen a 25 ne avrà la pena? Io su Huijsen avrei provato a fare un tentativo. Secondo me è inciso l'aspetto caratteriale. Sono sempre più convinto, mi fido anche le parole di Giovanni Albanese, che proprio qui, se facciamo uno sforzo, ha detto questa cosa. Quindi mi fido di lui, perché è un ragazzo che vale, ma evidentemente la Juventus ha visto qualcosa che noi non abbiamo visto. Voglio sapere che ne pensate voi, la situazione Huijsen, che si potrebbe sbloccare nelle prossime ore, non settimane. Parliamone qui sotto, nei commenti.